Allora, solo 2 minuti all'inizio per chiudere questo esercizio. Ho approfittato dell'intervallo per finire il programma e di fatto finire il programma significava scrivere la funzione distanza, che vi mostro brevemente, ma poi ve lo trovate, ve la potete scaricare dal sito. La funzione distanza riceve le coordinate del primo punto, le coordinate del secondo punto. Ho calcolato il delta x e il delta y, quindi lo scostamento della scisse tra i due punti, lo scostamento delle ordinate tra i due punti, e poi col teorema di Pitagora ho calcolato la distanza tra questi due punti. Radice quadrata di delta x al quadrato più delta y al quadrato. Questo è il valore ritornato. Questa seconda funzione non pone particolare difficoltà, è come il fattoriale di prima, prende dei valori, delle quattro variabili passate by value, ci fa dei conti sopra e ritorna un valore, e restituisce un valore. Quindi questa, non dovendo andare a modificare i valori del chiamante, non introduce tutta quella complicazione sugli indirizzi che abbiamo visto prima sulla lettura delle variabili. E quindi il main, dopo aver chiamato leggi punto, in questo caso gli ho fatto chiamare la funzione distanza, a cui passo le quattro variabili reali che erano state riempite dalla leggi punto, e a questo punto i valori di ax, ay, bx e by vengono copiati nei valori delle quattro variabili formali, parametri formali, che sono x1, y1, x2, y2. Nell'ordine, quindi l'importante è mantenere l'ordine giusto, no? E poi questo valore calcolato e restituito mediante l'istruzione return viene usato e memorizzato in questa variabile che poi qua stampo, ma nulla di speciale. Da qui in avanti è semplice. E quindi mi stampa il valore della distanza, che spero sia giusto. Allora, torniamo a cose un pochino più leggere, no? A fare i nostri esercizi sui vettori. Su questa parte delle funzioni ci torneremo ancora due volte. La prima volta, ma oggi non me la sento di infliggervelo, è come si fa a passare un vettore a una funzione, perché finora abbiamo visto come passare variabili singole. Poiché conosciamo i vettori, come facciamo a avere la funzione che mi legge il vettore o che mi controlla se il vettore è crescente? Non lo sappiamo ancora fare. Beh, facciamo lunedì. La seconda cosa, che vedremo più avanti invece, è i parametri della funzione main, perché finora abbiamo sempre fatto finta che la funzione main non ricevesse dei parametri, in realtà ne riceve anche lei. Ma questo è l'altro argomento che faremo 2 o 3 settimane prima della fine. Adesso invece, in quest'ultima ora, dimentichiamo per un attimo le funzioni, anche se poi a questo punto è uno strumento che potete usare quando volete, quando vi torna comodo, no? Sviluppare delle funzioni. Noi all'esame non scriveremo mai nel compito si scriva una funzione che, oppure si risolva il programma utilizzando le funzioni. È uno strumento a vostra disposizione. La lunghezza dei programmi che troverete all'esame non è mai esagerata, anche perché bisogna scriverlo su carta in 2 ore. E quindi potrebbero anche non essere necessarie. È uno strumento di programmazione però fondamentale. Quindi cercate di scindere quello che serve a voi per programmare bene da quello che è la conoscenza minima necessaria all'esame. Ok,
Ieri eravamo invece rimasti su questa bozza, su questo brogliaccio di un programma che calcolasse il triangolo di Tartaglia. A questo punto io passerei direttamente alla realizzazione, spero che qualcuno abbia provato a giocarci e che quindi eventualmente, se ha delle domande o dei punti che ha svolto in modo diverso, possiamo discuterne. Allora, ricordiamoci che vogliamo generare le prime R righe del triangolo di Tartaglia e per farlo dobbiamo partire necessariamente dalla riga 0 e poi incrementalmente costruire tutte quelle successive. E per costruire le righe successive abbiamo deciso ieri che useremo un vettore che chiamiamo valori e un altro vettore che chiamiamo nuovi, nel quale andremo a costruire la riga successiva. Ogni volta, e ogni volta andremo a iterare. Allora, commentiamo via via queste istruzioni. Allora, abbiamo bisogno di una variabile R che sarà il numero di righe da calcolare. In tutto. La variabile che ho chiamato riga, che è la riga attualmente nota. Poi ci ritorno su questo perché ci dobbiamo ragionare. Poi avremo bisogno perlomeno di due vettori che ho chiamato valori e nuovi. Sono due vettori di interi. Di quanti elementi devono essere questi vettori? Non lo so. Dipende dal valore di R che mi sceglie l'utente. Noi dobbiamo, come sempre, mettere un limite massimo. Quindi un limite massimo al numero di righe che l'utente, che ne so, 30, che l'utente potrà mai chiedermi. Dichiaro dei vettori di 30 elementi e quindi vorrà dire che al massimo potrò generare 30 righe del triangolo di Tartaglia, perché la prima riga contiene un elemento, la seconda ne contiene 2, la trentesima ne contiene 30. Se poi servissero di più, ma credo che gli int non bastino, tra l'altro, se andiamo troppo in là con le righe, perché vanno in overflow, quindi bisognerebbe passare ai float. Vabbè, è una costante. Poi ci saranno altre variabili che scopriremo più avanti, aggiungeremo qua man mano che ci sarà bisogno. Chiede l'utente quale riga del triangolo, quante righe vuole del triangolo. Vabbè, questa è una solita richiesta in cui chiedo all'utente quante righe vuoi stampare e lui mi dirà: voglio R righe, ecco qua la mia commerciale di nuovo. Sto passando by reference la variabile intera R, adesso lo posso dire. In modo che la funzione scanf può andare a modificare il valore della mia R. Qui dovrei fare controllo che R sia compreso tra 1, almeno una riga devo stamparla, e massimo 30. Quindi potremmo controllarlo facendo in modo di ripetere questa acquisizione finché, adesso ve lo spiego, nella sintassi che abbiamo usato per la prima volta, ma non è nulla di, non credo di aver mai usato il do while come sintassi, è la stessa cosa di un ciclo while,
solo che la condizione la metto sotto anziché metterla sopra. Quindi ho prima le parentesi graffe e poi la condizione while, anziché mettere while parentesi graffe. Allora, per far sì che il compilatore non si confonda, davanti all'aperta graffa bisogna mettere la parolina do. Si comporta esattamente come un ciclo while, con la differenza che la condizione viene verificata dopo aver fatto l'iterazione e non prima di farla. Mi viene comodo in questi casi in cui l'iterazione devo farla almeno una volta, perché almeno un dato devo leggerlo prima di controllare se è giusto. Allora, fatemi finire di scrivere, poi lo rileggiamo insieme. While r maggiore o uguale 1, no scusate, while la condizione di errore, minore di 1 oppure r maggiore di max, r. Quindi qui cosa sto facendo? È un ciclo while, entra, vedete che la riga 19 non c'è nessuna condizione, quindi il ciclo viene eseguito di sicuro la prima volta che ci arrivo. Stampa quante righe, legge r, e poi dopo si chiede, il ciclo deve essere ripetuto? Quando è che deve essere ripetuto? Quando il valore di r è sbagliato. E quindi in questo caso r è sbagliato se è minore di 1 oppure maggiore di 30. Ovviamente non scrivo 30, scrivo la costante. Nel caso in cui la condizione sia vera, cioè r è sbagliato, il ciclo viene ripetuto, quindi ristampo quante righe vuoi stampare e rileggo di nuovo r e continuerò a ciclare finché l'utente testardo non riuscirà, che sono più testardo io, non riuscirà a inserire un valore che è compreso tra 1 e 30. Poi magari prima di richiedergli il dato sarebbe buona norma dire se il valore era sbagliato, gli stampo un messaggino, no? Che dice attenzione, il valore deve essere tra 1 e 30, riprova. E di nuovo non metto mai 30, ma metto sempre la costante. Così poveretto, quando gli chiedo inserisci un numero, lui inserisce 40, e io gli chiedo inserisci un numero, dice ma perché me lo richiedi di nuovo? Te l'ho appena inserito, ma perché? Ti sto spiegando che deve essere tra 1 e 30. Questo è il modo standard di acquisire i dati con un minimo di protezione rispetto ai valori dei dati stessi. Leggo un dato, dopo che l'ho letto controllo se è fuori da un certo range, ripeto la lettura. Si può anche fare col while normale anziché il do while, è un pochino più complicato perché devo gestire a parte il caso. Ricordate che avevamo fatto un ciclo in cui if i è diverso da 0, if i uguale a 0 oppure, perché gestivamo in modo particolare il primo caso in cui il controllo non doveva essere fatto, la prima iterazione. Qui, avendo messo il while sotto, la prima iterazione viene fatta comunque senza nessun controllo, quindi è comodo per questi casi, ma per il resto è un ciclo while come tutti gli altri. E così abbiamo anche approfittato per vedere il costrutto do while. Dopodiché, parto, sapendo che devo, a questo punto so che devo generare r righe, parto dalla prima riga. Io la prima la devo costruire a mano. No? Dirò che la riga uguale 0, quindi la riga 0, la prima riga, ricordiamo che le righe le abbiamo numerate secondo le potenze del binomio, no? Quindi riga uguale 0 vuol dire a più b elevato a 0, cioè la riga che contiene un elemento solo. Allora in questo caso il vettore valori lo inizializzo mettendo nella prima posizione uno 0, un 1. Prima nello pseudocodice avevamo detto valore deve essere un vettore che contiene solamente un 1. In C non posso attribuire un valore a un vettore. Posso attribuire dei valori alle singole celle di un vettore. In questo caso mi interessa solamente la prima cella, quindi facciamo così che, mettiamolo come commento, il vettore valori conterrà il vettore che è 1 e poi tanta schifezza, valori non inizializzati. Il triangolo di Tartaglia sulla prima riga c'è un elemento solo, il vettore ha sempre 30 elementi, da quando nasce a quando muore.
Siamo noi che dobbiamo ricordarci di quel vettore quali sono, quanti sono i primi elementi che, sono, che contengono i valori validi e sapere che da lì in poi non dobbiamo guardare perché c'è roba non inizializzata. Quindi matematicamente scriveremo aperta tonda, 1 chiusa tonda, il vettore di un elemento, e in C dobbiamo prendere l'1 e metterlo nella prima posizione del vettore e poi ricordarci non andare a guardare oltre. Anzi, scriviamo meglio, in generale il vettore valori contiene numeri validi negli indici, nelle celle, di indice compreso tra 0 e 1. E riga. Quindi quando riga vale 0, i valori validi sono solamente negli indici compresi tra 0 e 0, cioè solamente la prima cella. Quando riga valesse 5, qui c'è scritto, e lo leggiamo per essere sicuri che sia giusto, che il vettore conterrà dei numeri validi nelle celle di indice compreso tra 0 e 5. Quindi ci sono 6 valori diversi, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Giusto? La quinta riga contiene 6 elementi. Facciamoli sempre questi confronti perché errori del tipo uno in più, uno in meno sono molto frequenti, no? Pensare a riga, riga più 1, riga meno 1 è facile confondersi. Ok, quindi questa è una regola generale, questa è un'affermazione generale, ricordiamocela sempre. Il legame di sangue che c'è tra il vettore valori e la variabile riga è questo. Nessuno tenti di spezzare questo legame, altrimenti il programma comincerà a comportarsi in modo errato. No? Lo decidiamo noi che deve essere così, ci fa comodo che sia così, facciamo in modo di mantenerlo. Perché adesso la riga vale 0 è facile, ma quando la riga vale 37... dobbiamo essere sicuri di quali sono i valori che ci servono. Ok, a questo punto posso dire, costruiamo la riga successiva. Costruiamo la riga successiva, facciamo finta di costruire la riga 1, adesso questa qua la togliamo. Diciamo più in generale, costruiamo la riga successiva. Cioè quella riga più 1. Cioè dentro il vettore, nuovi. Cioè noi partiamo da una condizione in cui nel vettore valori, nelle celle che vanno da 0 a riga, c'è un pezzo del triangolo. Noi dobbiamo costruire nel vettore nuovi la riga più 1. Ok? La riga più 1. Nel vettore nuovi, quindi ricordiamocelo, il vettore nuovi contiene i dati della riga, riga più 1, l'abbiamo già detto, contiene i valori nelle celle di indice compreso tra 0 e riga più 1, ce n'è una in più. Allora, come faccio a inserirli? C'è scritto sotto l'algoritmo, l'abbiamo già scoperto ieri. Parti con 1, aggiungi le somme delle coppie adiacenti, chiudi con 1. Va bene, allora parti con 1, si scrive nuovi di 0 uguale 1. Giusto? Chiudi con 1, poi in mezzo faccio aggiungi le somme, faccio prima i facili. Nuovi di uguale 1. Qual è l'indice? Riga più 1 o riga più 1 meno 1? Com'è? Riga più 1.
È giusto, l'abbiamo scritto là. I patti di sangue si rispettano. Ma poi anche se ci pensiamo alla prima riga, quando riga uguale 0, io devo mettere un 1 nella cella 0 e un 1 nella cella 1. Poiché riga vale 0, riga più 1 vale 1, che è proprio l'indice della cella in cui deve andare l'1 di destra. Non abbiate paura di farvi degli esempi mentalmente, farne anche 5 o 6 per essere sicuri. E dopodiché aggiungi le somme delle coppie adiacenti, vuol dire che per tutte le celle del vettore nuovi, che sono comprese tra queste due, quindi tra tutte le celle da 1 a riga, comprese, devo fare il conticino. Quindi per tutte le celle che vanno da 1 fino a riga, compreso, nuovi di dovrà essere calcolato con la sommettina. Quindi nuovi di 0 è l'1, nuovi di riga più 1 è l'altro 1 finale, tutti i nuovi 0, 1, 2, 3, 4, 5 delle celle di indirizzo 0, 1, non 0, 1, 2, 3, 4, 5 fino a riga, che è quella prima della riga più 1 dove metterò il tappo finale. Tutti quelli lì intermedi li devo calcolare, poiché ogni volta che passerò di lì il numero di questi elementi è variabile, imposto un ciclo, quanti sono questi elementi, quante volte viene fatto quel ciclo? Riga volte. Viene fatto riga volte, ok? Per i valori di i che vanno da 1, compreso, a riga, compreso. Ma allora quanti elementi sto mettendo in tutto? 1 più riga più 1. Perché riga più 2? È giusto? O mi sono incasinato da qualche parte? No, è giusto? Ricordiamoci, riga è l'esponente del binomio. Il numero degli elementi è riga più 1. Se l'esponente è 3, ho 4 elementi, 1, 3, 3, 1, del cubo. Però qui stiamo preparando non l'esponente della riga 3, stiamo già preparando quello della riga dopo. Per cui se riga vale 3, il vettore valori contiene 4 elementi, riga più 1. Il vettore nuovo ne conterrà 5, perché ha già i 5 coefficienti relativi alla riga 4. Sto costruendo la riga 4, quindi sto costruendo la riga più 1. Facile perdersi. Allora, nuovi di i come lo calcolo? Sarà la somma di valori della riga sopra, no? Di valori di i, cioè quello proprio sopra, più valori di i meno 1. Noi abbiamo la prima riga che è fatta così. Contiene un 1 e basta. Vabbè, riga uguale 0. Riga uguale 1. La prima volta questo ciclo for non viene svolto neanche una volta. La prima volta quando riga uguale 0... Guardate un po' quel ciclo for, i uguale 1, i minore uguale 0, è già falso in partenza. Quindi la prima iterazione verrà messo a mano questo 1, e il ciclo for non lavora. Riga uguale 0 per costruire la riga uguale 1.
riga uguale 1 per costruire la riga uguale 2, metterò nuovi di 0 uguale 1, nuovi di riga più 1, riga uguale 1 adesso, perché sto costruendo la 2, quindi la variabile riga è sempre quella già costruita, non è ancora quella da costruire. Quindi riga uguale 1, allora, linea 51 del programma, riga più 1 fa 2, e ci metto l'1. E qua ci devo mettere che cosa? La somma di questo più questo, di quello sopra più quello prima. Poi incremento riga, riga uguale 2, costruisco la 3, quindi metterò un 1 nella posizione 0, un 1 nella posizione 2 più 1, 3, quindi la quarta cella. Nella cella 1, i uguale 1, riga 46, inizializzo con i uguale 1, alla riga 48, nuovi di 1 uguale valore di 1 più valore di 0, sarebbe 1 più 2, che fa 3. E nella cella successiva, i uguale 2, farò valore di 2 più valore di 1, che fa sempre 3. E vado avanti così. E quindi una volta che li ho calcolati posso stamparli. Questi qui appena calcolati. Stampare significa anche qui fare un piccolo ciclo. Dunque, fino a quanto devo arrivare? Riga uguale 2, devo arrivare fino a 0, 1, 2, 3, minore uguale riga più 1. Per 100, mettiamo 4 spazi, virgola, nuovi di, e poi vado a capo. Stampo semplicemente i valori che ho appena calcolato, dallo 0 fino all'ultimo che era riga più 1. E poi, fatto questo, tutto questo va ripetuto. A questo punto ho finito la costruzione della nuova riga, ricomincio a costruire quella ancora dopo. Però per ricostruire quella dopo devo travasare i numeri nuovi che ho calcolato dentro il vettore valori, perché all'iterazione successiva questo blocco si aspetta di trovare la riga vecchia, no, di partenza dentro il vettore valori. E quindi questo era ciò che avevo scritto lì sotto, che avevamo scritto ieri, travasa i nuovi appena calcolati dentro il vettore valori, e quindi tutti i valori che ho appena calcolato li metto dentro la posizione corrispondente di valori, da 0 a riga più 1. E qui attenzione al patto di sangue su valori, poiché ho messo dentro valori un vettore che adesso contiene un elemento in più, incremento riga. E tutto questo va ripetuto, questo blocco viene ripetuto, c'è scritto finché riga è minore di R o minore o uguale a R, adesso questo lo verifichiamo bene. Quindi tutto questo da qui fino a qui va ripetuto
adesso indentiamolo di una posizione, così si è rientrato rispetto alle graffe, tab. Quindi sono partito mettendo dentro valore la prima riga, la riga 0. E poi ripeto tante volte l'operazione incrementale di calcolare la riga successiva a partire dalla riga precedente. La riga successiva significa 1, fai le somme, chiudi con 1, stampa, e poi preparati, no, per l'iterazione successiva in cui incrementi la variabile di controllo, che in questo caso è riga, e copi i valori in modo da trovarli nella posizione giusta alla prossima iterazione. E questo lo ripeto, qual è l'ultimo che devo stampare? L'ultimo che devo stampare, l'utente mi ha chiesto la riga R, io qui ho stampato la riga più 1, facciamo un caso semplice, R vale 10, R vale 10, io sto stampando la riga più 1, quindi quando riga vale 9 ho stampato l'ultima, perché ho già stampato quella dopo. Quando riga vale 9 ho già stampato l'ultima, poi incremento riga vale 10. Quindi quando riga vale 10, al ritorno del while, vuol dire che ho già stampato la riga 10, non devo farne altre. Quindi quando riga è uguale a R, mi posso già fermare, non devo più iterare, perché se iterassi ancora con riga uguale a R, starei calcolando la riga e stampando la riga R più 1. Quindi la condizione è riga minore di R. E la metto lassù. Quindi questo ripeti finché riga minore di R, non serve più perché c'è già scritto là. Vediamo un po' cosa quadra e cosa no. La variabile i non ce ne siamo neanche accorti, abbiamo di nuovo fatto un programma con due cicli annidati. C'è il ciclo più esterno che lavora sulla variabile riga e c'è il ciclo interno che lavora, anzi, diversi cicli più interni che lavorano tutti sulla variabile i. Dopo la prima volta non ci spaventa più. Vediamo un po' se fa quel che deve. Uno, due, tre, quattro, cinque. Ha stampato fino alla potenza a più b alla quinta, sì. In realtà manca la riga 0, non l'abbiamo fatta. È perché la riga 0 l'abbiamo fatta a mano, l'abbiamo costruita ma non l'abbiamo stampata. Ma facciamolo? Dovrebbe essere così, barra n. Ok. Sì, in realtà la domanda è fuorviante, perché non è quante righe vuoi stampare, perché se ho detto 5 me ne stampate 6, perché in realtà è la quinta che mi interessa. Cioè la riga di indice 5, bisogna capirsi solo su che cosa vuole l'utente. Diciamo, fino a quale riga? E questo va avanti, fino a 10 me lo stampa bene. 20 cosa fa? Lo fa, non mi sembra che ci siano ancora segnali di overflow, perché sono tutti numeri dell'ordine del 100.000, è chiaro che l'impaginazione non ci sta più su una riga. Non è il triangolo di Tartaglia come siamo abituati a vedere, perché noi siamo abituati a vederlo simmetrico così, equilatero. Qui, però, potete benissimo
modificare il programma in modo da renderlo equilatero, semplicemente come? Prima di stampare questi numeri stampo un po' di spazi davanti. In funzione del numero di riga parto da tanti spazi, poi via via lo riduco. Quanti spazi sono è un giochino che potete fare. Determinare quanti spazi calcolare. Il numero di spazi da stampare ovviamente sarà una funzione della riga e di R. Quindi più è grande R, più è grande il numero di spazi, ma più sto andando avanti con riga, più devo diminuire gli spazi da stampare. Non dico altro, se no ve lo faccio io. Quegli esercizietti là per stampare gli asterischi qua assumono un senso anche un pochino più furbo. Tenete presente che questo è un pochino più complicato perché i numeri non vanno stampati. Ci vuole uno, poi due che non sono incolonnati sotto il primo. Poi ce ne sono tre, cioè righe pari e righe dispari hanno un incolonamento diverso dei numeri. Questo, se vogliamo, è un piccolo rompicapo che vi può tenere impegnato. Ok? E qui stiamo lavorando con i vettori come se fossero variabili. Prendo, copio, sommo, sposto, stampo. Mi ricordo che, però, che ogni volta che devo fare un'operazione con un vettore devo mettere in conto di fare un ciclo. Calcolo il nuovo valore del vettore, ci vuole un ciclo in cui calcolo un elemento per volta. Stampo un vettore, ci vuole un ciclo in cui stampo un elemento per volta. Copio un vettore in un altro, ci vuole un ciclo in cui copio un elemento per volta. È sempre così la solfa. Potremmo imparare a farci delle funzioncine, no? Che fanno copia il vettore, stampa il vettore, eccetera. Questo oggi non ci riusciamo perché non sappiamo ancora come passare i vettori e le funzioni, ma dalla settimana prossima sapremo farlo. Ok? Allora, se non ci sono domande su questo, che vuol dire che non ci avete provato o siete riusciti subito, io avevo pensato un esercizio un po' diverso, che avevo messo da qualche parte qui, questo qua. E magari spendiamo un attimo di tempo a ragionarlo insieme, poi vi invito a farlo, no, come sempre vi propongo esercizi che sono un pochino più complessi di quelli che trovate più tecnici, diciamo così, in laboratorio. E ho inventato un gioco che vi permetterà di passare delle serate strabilianti in compagnia. È sul livello di intelligenza di, come si chiama quel gioco dei pacchi, affari tuoi, più o meno quel livello lì, no? Di capacità di gioco, quindi forse anche più complicato. Perché qui un po' di abilità serve per vincere. Si utilizza un programma in linguaggio C per gestire un divertentissimo gioco di società. Al gioco partecipano da 2 a 99 giocatori. Nel gioco ciascun giocatore a turno deve inserire un numero intero compreso tra 1 e 99. O c'è anche la versione solitario se volete, basta modificare un pochino le regole. Quando un giocatore inserisce, qui tu arrivi a turno, nella tua tastiera ognuno inserisce un numero. Quando un giocatore inserisce un numero che era già stato inserito da un altro giocatore, viene escluso dal gioco. Quindi tu hai inserito 3 e il 3 l'aveva già inserito qualcun altro, tu non giochi più, sei fuori. Continua a giocare gli altri, che bello. Vince l'ultimo giocatore a rimanere in gioco. O qui poi ci sono tutte le varianti, no? Nel senso che il numero che io inserisco lo possono vedere gli altri? Ci sono due varianti, sì oppure no, quindi devono indovinarlo, quindi è un gioco parapsicologico, devono sapere che numero ho inserito senza vederlo, oppure è un gioco di memoria, vedono il numero.
magari faremo in modo di non mostrarlo a video, no? Non vederli tutta l'elenco dei numeri ancora inseriti, perché sennò è troppo facile. È troppo facile, è facile per i primi 20-25, poi quando la videata finisce voglio vederli. Quindi sono tante varianti possibili, no? Qui ci sono le regole di massima, poi come sempre nelle serate in società ognuno si fa le proprie regole. Al termine della partita, qui questo è facile, fin qua è facile. Nel senso che fin qua giocare in uno, in due o in 10 giocatori è uguale. Avrei potuto scriverlo in modo molto più noioso dicendo si realizzi un programma in linguaggio C che accetti una serie di numeri tra 1 e 100 e termini l'introduzione ogni qualvolta si inserisce un numero che è già stato inserito. Questa è la versione pallosa dello stesso esercizio. Devo leggere una serie di numeri e quando inserisco un numero, o non necessariamente termini l'inserimento, segnali tutte le volte che si inserisce un numero che era già stato inserito, punto. Fa questo fino a qua. E poi saranno i giocatori stessi a sapere chi è dentro e chi è fuori. No, chi si è beccato la pernacchia del programma non gioca più. Quando ne rimane uno solo, ha vinto. In più però qua, e quindi volendo, suggerimento, versione 1 del programma, fermatevi qua. E quindi basta semplicemente avere una modalità per far inserire i numeri all'utente e ogni volta che inserisco un numero che c'è già stato, lo segnalo. Se invece, quando avete fatto questa versione funzionante, andate avanti. Al termine della partita il programma deve annunciare il vincitore. È più un casino, è più complicato. Perché per poter annunciare il vincitore, il programma deve sapere chi sta inserendo i numeri. Allora, all'inizio è facile, perché se siete in 4 saranno 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ma poi se 3 esce, il programma deve sapere che adesso i prossimi a giocare saranno 1, 2, 4, 1, 2, 4 e così via. Quindi il programma in ogni momento deve sapere, quindi deve tenere traccia, quindi servono altre strutture dati, altre variabili, altri vettori, servono altre strutture dati per tenere traccia di quali sono i giocatori ancora in gioco. Quindi il programma dovrà far giocare solamente quelli che sono ancora in gioco e quando uno di questi inserisce un numero già inserito in passato deve cancellarlo dal gioco in modo da non farlo più giocare, ricordarsi che questo non deve più giocare. E quindi il programma a questo punto sa anche quando sarà rimasto un giocatore solo. E può dire tu, caro giocatore, numero 7, hai vinto. Deve annunciare il vincitore, quindi un primo livello di complessità in più è annunciare il giocatore. Per arrivare qua ti interessa sapere chi è ancora in gioco, i numeri dei giocatori ancora in gioco. Poi la fase continua, è stampare l'elenco dei giocatori, partendo dal vincitore e scendendo dal più bravo al più sfortunato. Allora qui ti serve sapere qualcosa in più. Non ti serve più solamente sapere chi è ancora in gioco e chi è stato escluso, ma tra gli esclusi in che ordine. Quindi questa fase qua in realtà nasconde due sottoproblemi, due esercizi diversi. Se mi fermassi a dire stampa il vincitore è un conto. Mi serve solamente un vettore che per ogni giocatore mi dica c'è o non c'è, ancora in gioco. La seconda metà invece è più complicata. Devo anche sapere in che ordine sono usciti per poterlo poi stampare. Nota, i giocatori sono identificati ciascuno da un numero intero tra 1 e dal nome. Quando dalla settimana prossima cominceremo a fare le stringhe potremo anche dare un nome a queste persone, per ora sono solamente un numero. Ok? Se non vi bastasse, c'è la variante più difficile, con handicap, in cui la serie dei numeri non parte vuota. Adesso tu parti con il primo che inserisce, il primo che gioca, tranquillo, qualunque numero inserisca, va bene, perché nessuno prima di lui li ha inseriti. C'è la variante cattiva, in cui il programma, prima di partire, genera lui 10 numeri casuali, senza dirteli. Un po' come campominato, un giochino, non so se ci giocate ancora, in cui le mine sono posizionate in modo casuale, e la prima volta può essere sfortunato, ne becchi già una, non sai dov'è.
E quindi è come se il programma giocasse, non so, 5-10 mani di gioco da solo, senza sbagliare ovviamente. Questo si porta dietro la domanda: ma come fa un programma a generare un numero casuale? Risposta: c'è una funzione che si chiama RAND, R-A-N-D, che sta per random, che fa quello. Ma quello, cioè, è già, siamo già al quinto, sesto livello di gioco. Prima fate gli altri. Qui non c'è scritta, manco una volta, la parola leggi, scrivi, vettore, ciclo o altre cose. Non è complicato questo qua, questo programma. È lungo, ma però ve lo do, e ce lo digeriamo, ve lo digerirete un pezzo alla volta, no? Dico, i primi due punti, cioè fino, arrivare fino qui, fatene una versione, ma fatela davvero che faccia solo questo fino a qui, poi dopo pensate al resto. Quindi ci lavorate in modo incrementale. Però la difficoltà non è trovare se un numero è già stato inserito, sono tutte cose che abbiamo fatto già qua, vedere se un numero è già stato inserito oppure no, ricordarsi una serie di numeri e li leggi uno dopo l'altro del vettore, sapere chi è in gioco, è un vettore che contiene i numeri di chi è in gioco e chi è fuori. Cioè non... Però la parte creativa è immaginarsi come mappare la logica del gioco nelle strutture dati. Quali vettori ho bisogno? Cosa devono fare? Quanti elementi contengono? Man mano che va avanti il gioco questi elementi aumentano. Qual è la variabile che mi dice quanti elementi ci sono? Finora li abbiamo fatti insieme gli esercizi. Questo qua mi piacerebbe che ci provaste prima voi. I singoli passaggi sono banali, sono tutte operazioni sui vettori. Io direi, non voglio dirvi troppe cose su questo, lo riprendiamo, provate a farlo e finirei qua. Solo ricordiamoci il calendario della settimana prossima e di questa, perché ci sono queste feste in mezzo. Mercoledì è festa, ma a noi non tocca, nel senso che il laboratorio di giovedì ci sarà normalmente. Lunedì 30 aprile non mi risulta che il Politecnico faccia ponte, per cui a meno che il rettore all'ultimo momento decida diversamente, lunedì alle 10 c'è lezione, piace a me meno che a voi, ma c'è. Martedì invece perderemo le 3 ore del martedì, perché è il 1° maggio, probabilmente stiamo valutando se è necessario recuperarle, lo faremo verso la fine del corso, perché da un certo punto, da una certa settimana in avanti, le ore del, dopo queste, il martedì alle 17.30, Fisica 1 non le farà più, perché fanno, le ultime settimane dovrò fare meno ore che nelle prime, e quindi forse ne prendiamo, è già stato pensato per eventuali recuperi. Però questo mi faccio i conti bene per capire se serve o no, perché fare 4 ore e mezza di informatica potrebbe essere pericoloso per la mia salute. E quindi ci vediamo lunedì e poi giovedì in laboratorio.